In una sola generazione sono praticamente raddoppiati i consumi mondiali di olio d'oliva, con un balzo del 73% negli ultimi 25 anni. Boom di consumi dal più 250% degli Stati Uniti al più 763% della Gran Bretagna, fino al più 1400% del Giappone. Si tratta di una tendenza positiva che ha avvantaggiato anche l'Italia, con un aumento record delle esportazioni dell'8% nei primi 8 mesi del 2016. Inoltre, sottolinea la Coldiretti, i valori continuano a crescere, dall'aumento del 18% verso la Cina, dove però le quantità sono ancora ridotte, al più 7% del Giappone, fino al più 11% degli Stati Uniti, dove è diretto quasi un terzo dell'olio d'oliva che varca le frontiere nazionali. Con un calo del 4% sono le botteghe alimentari a subire il taglio maggiore negli acquisti tra tutte le forme di distribuzione al dettaglio, alimentari e non, mentre al contrario, a salvarsi dal segno negativo, sono solamente i discount alimentari, con un aumento del 2,3%. I dati Istat relativi al commercio al dettaglio nel mese di settembre sottolineano un calo complessivo dell'1,4% su base annuale, aggravato anche dalla diminuzione dello 0,2% della grande distribuzione. Continua dunque la lenta strage dei negozi tradizionali legati al taglio dei servizi di prossimità, ma anche ad un indebolimento del sistema relazionale, dell'intelaiatura sociale e spesso anche della stessa sicurezza nei centri urbani. Inoltre i modelli di consumo sono sempre più condizionati da formule di vendita alternative, dagli acquisti online a quelli che avvengono presso i produttori. No allo spesometro trimestrale dei piccoli produttori, un ennesimo adempimento burocratico che va in direzione opposta alla semplificazione amministrativa e che quindi bisogna correggere o annullare. Lo afferma la CIA Agricoltori Italiani in merito alla disposizione contenuta nel decreto fiscale che prevede l'obbligo della comunicazione trimestrale delle fatture di vendita ed acquisto per tutti gli agricoltori titolari di partita IVA. Per la CIA, infatti, così com'è, lo spesometro è inutile ai fini della lotta all'evasione fiscale, oneroso perché comporta un aggravio di servizio per le imprese, dannoso perché determina insofferenza tra i piccoli agricoltori. Se la Camera ha fatto bene a correggere la disposizione, approvando un emendamento che esonera i piccoli agricoltori di montagna, la CIA chiede di più. La Confederazione da tempo sostiene l'inutilità di tale adempimento in capo agli agricoltori che hanno un volume d'affari non superiore ai 7.000 euro e che sono esonerati dalla tenuta della contabilità IVA. Anche gli agriturismi possono contrastare i cambiamenti climatici e contribuire a salvare il pianeta, riducendo il conto energetico e aumentando l'efficienza delle strutture con la scelta di fonti green. La prima fonte rinnovabile molto importante a portata di mano per gli agriturismi è il legno. Il comparto legno e energia, infatti, ha potenzialità di sviluppo notevoli che consentono di ottenere benefici socio-economici e ambientali per la collettività.